un italiano che si è messo lì. Ciò che ha fatto anche i soldi e alla fine della guerra lui aveva la liquidazione della ste. Sì che porca la miseria veniva fuori un appartamento. Sì che si è fatto su una casa. E lui gli aveva e si è preso una donna di quelle di Geova, testimone di Geova. Ecco. E allora lui l'ha fatto sulla casa, però l'ha fatto che quando che muore al contadino e era quella valigia. Ma no, non so che gli ha detto tante perché insomma. Dai, la stata Andrea. Ti ricordi quando ci siamo divertiti con Franz, con la bottiglia? E lui ha fatto 80 anni l'anno scorso, l'abbiamo festeggiato su, sai? Che sarebbe un fratello della mamma della Valli, no, di Sarentino. Sì. E allora, col Carlo, siamo andati su, quando è stato qualche anno fa. Ti ricordi, lui aveva un albero di Vogelbeer. E lui tirava giù i Vogelbeer per fare la grappa, no? Sì, e allora con Carlo lui gli spiegava, il Carlo gli aveva insegnato a Franz come si fa a stappare la bottiglia, ricordi? Che tu facevi così e lui si metteva a ridere perché non ci riusciva. Poi allegro tu, allegro lui, ma mi sa che qualche bicchierotto l'avete avuto tutti e due, insomma era stata una bella giornata, no? E Marco, quella grappa ride. Hai sentito che buona? Ce ne vuole tantissima di Vogelbeer. Infatti è carissima, le fanno anche in Austria, ma è carissima perché c'è pochissimo liquido nei Vogelbeer. Sì, brava, infatti guarda, noi abbiamo, ci ha regalato una bottiglia così, ma ne fa poche, no? E io l'assaggio appena, e senti, sai quel sapore un po' asprigno, il timbro giusto del frutto? Ma bellissimo. Cristina, ti devi dire che a quello che adesso... A Frosnelli, a quello della centrale. Perché ti può immaginare che questo motivo qua, quella centrale lì sta sfaldandosi, quella di Sant'Antonio. Adesso chi la prende bisogna che faccia dei lavori urgentissimi. Sì. Perché ti puoi immaginare, da bagno serga va dentro l'acqua, è tutta armata la galleria, fino a Sarentino. Da Sarentino va verso Sant'Antonio e sotto l'ana al vento, sotto l'ana al vento, ci sono due prese, uno Madonnina e uno Rio Danza. Lì non c'è nessuno che fa sghiaiamento e dice al vettore, si chiama tutto dentro una galleria, ogni anno cala tanto lui. Però. E siccome l'unico che ha fatto la manutenzione di quella galleria lì sono io, nessun altro. E quindi tu conosci anche bene tutta la questione? Perché, sai, quando l'hanno messa in funzione, mi hanno messo al virvolto, un mezzo tipo che si può andare così, si gira la valle qua e si viene, può andare in due direzioni. E io sono andato dentro tre volte e la terza volta mi sono ribaltato. Ui. E
Allora, per fortuna la gamba davanti, che è un grosso quello che traina con una ruota sola, e io sono andato fra con la gamba fra il rimorchio, diremo, e questo qua. Beh, sei stato fortunato. Te sei stato fortunato, non mi ricordo neanche sto fatto. Perché, sai, da Val d'Aouna va dentro l'aria fredda e lì la calotta non è armata, è di porfido a strati. Ogni tanto viene giù. Oh mamma. Insomma, e allora anche dentro col virvolt e col cobra. A smacinare e buttarlo sul canale di Rio Danza, ma se le buse cosa vuoi fare? Non te l'hai più detto. Allora abbiamo fatto un lavoro enorme che è costato miliardi e cioè, vado dentro il secondo anno. Li vado tanto così perché tutti i sassi del Rio Danza vanno dentro, grattano e macinano la platea. Certo. Adesso la platea dopo va a Rio in Val d'Aouna. In Val d'Aouna c'è